ritorno. Scusate questa stupenda acconciatura, ma qui in casa fa veramente caldo e non ho voglia di tenere giù i capelli, sorry. Allora, video beauty da vacanza. Allora, il beauty da vacanza metto tutto nella borsa mare perché tanto viaggio in macchina, poi vado a casa della mia amica, insomma, non ho bisogno di grossi accorgimenti a livello di spazio in questa vacanza. Quindi butto tutto qui dentro e poi a casa poi di Aurora sistemerò tutto quanto. Allora, andiamo random o andiamo con un ordine che abbia un senso? Allora, cerco di pescare più o meno le cose in un ordine logico. Allora, per quanto riguarda l'idratazione viso e il contorno occhi, porto i prodotti che sto utilizzando adesso, ovvero questa crema anti-age, cellule staminali della mela svizzera e acido ialuronico, il marchio è Amore per la pelle. Questa è una crema che uso già da un po', l'avevo utilizzata qualche mese fa, poi l'avevo interrotta e adesso l'ho ripresa ed è una crema fantastica, idratante, non pesante, profumata, texture stupendo. Concetto dietro la creazione di questa crema altrettanto, la ragazza è dolcissima, vi lascio tutti i contatti nel box. Questa crema e anche il suo contorno occhi sono stupende. Io però come contorno occhi porto questo di Palmea perché lo vorrei finire, quindi lo continuo ad utilizzare. Non ho preso, ora che ci penso, un detergente viso. Devo attivarmi, mi sono dimenticata il detergente viso. Per quanto riguarda le cose random normali, porto questo deodorante perché è quello che sono sicura mi dura tutto il giorno. Poi ho liquido per le lenti, ciotolino questo qui per le lenti. Ho iniziato l'altro ieri le quindicinali, quindi conto che mi durino tutta la vacanza e oltre. Nel dubbio, però, porto anche delle giornaliere. Ovviamente adesso io butto tutto quanto dentro, poi metterò in ordine. Per quanto riguarda i capelli, mi porto tutta praticamente la linea Fito che sto utilizzando e con la quale mi trovo anche piuttosto bene, devo dire. Quindi porto shampoo e maschera, districante, shampoo idratante, fa schiuma, mi piace moltissimo. Per quanto riguarda invece lo styling, porto la crema, la Curl Legend Gel Creme Sculpteur de Boucle, che mischio però con l'anticrespo di Afro Ricci. Quindi io questi due prodotti li uso insieme e il risultato sui capelli è quello che avete visto nel video haul che ho pubblicato prima di questo, quindi funziona molto bene, mi sta piacendo, ne parleremo magari a fine mese. Per quanto riguarda l'idratazione, aspettate, per i capelli però, vabbè, questi li metto in zona solare, no. Per quanto riguarda i capelli, porto anche questo spray di Dabba. Baltic Sea Spray, che è praticamente uno spray ravvivante effetto beach waves praticamente, quindi questo me lo porto la mattina prima di andare al mare o la sera, insomma, per darci una giustatina, ma me lo porto per scrupolo perché io al mare sono piuttosto zingara, devo dire. Crema corpo idratante normale, porto questa dell'Estetista Cinica, crema corpo setificante perché idrata e profumata, ma è anche molto leggera, non rimangono i vestiti appiccicati addosso, è una crema che io amo moltissimo. Passiamo ai solari, c'è un sacco di roba, ma vi dico anche perché, c'è un sacco di roba perché in questa settimana di vacanza voglio utilizzare i solari aperti l'anno scorso in modo da finirli e poi ad agosto portare quelli nuovi. Quindi porto sempre dell'Estetista Cinica, ho la 30 e la 50, comunque li usiamo in due o tre questi prodotti, quindi ecco, ci sta che finiranno tutti in settimana. Poi devo finire questo, amatissimo Hawaiian Tropic Protective, di questo qui spray, fantasticissimo, protezione 15. Per i capelli porto l'olio Macassol, olio protettivo per capelli di Fitocose, che voglio provare, e voglio provare anche il termoprotettivo volumizzante anticrespo con ortica spirulina, aloe vera, avena, miele cocco e olio di oliva. Magari li alterno i vari giorni che sto al mare e vedo un po' quale mi piace di più. Dopo lo shampoo, però questo qui, dopo lo shampoo e i normali prodotti di styling, applicare fatto spirulina su capelli ancora umidi. Questo è termoprotettore da Fon, secondo me va bene anche per... Io li provo tutti e due, piuttosto provo questo di giorno e questo... Non lo so, ora me li studio un pochettino, li voglio provare tutti e due però. Come doposole ho il miticissimo Equilibra, o forse no, sapete che vi dico, mi porto solo quello di Fitocose. Questo lo provo, me lo porto. Sono in macchina che mi frega. Comunque, doposole, stupendo, fantastico.
di Equilibra, aloe gel dopo sole 10% aloe vera, questo secondo me è il dopo sole più fico del mondo, e porto queste mini taglie di Elan, latte solare abbronzante, protezione 15, e sempre di Estetista Cinica, il doccia crema in questa size da 75 ml, perfetta, ma penso che Aurora con quel bagno schiuma a casa ce l'abbia. Poi andiamo ai prodotti bonus, come profumo corpo e capelli mi porto questo Almonoi di Fitocose, che appunto va bene per profumarmi tutta quanta, sempre dell'Estetista Cinica, sto provando tante cose, voglio portarmi il leg booster perché per la sera mi sono portata solo roba larga, quindi sotto mi posso mettere la mia guainetta e iniziare a testarla. Rasoio Wilkinson nuovo col suo cappuccetto, assorbenti che vedete laggiù, scatola intera perché ovviamente avrò il ciclo in tutta la vacanza dall'inizio alla fine, libro sempre perché viaggio in macchina quindi lo porto vero e non scaricato, Ken Follett la colonna di fuoco che non ho ancora letto. Come make up, io in estate non mi trucco molto, quindi vi dirò che ho il tutto ridotto molto al limite, sto portando un sacco di cose di Isadora della collezione estiva da provare, porto la ruota delle terre, Face Glow Bronzing Wheel, porto la ruota dei Fard, Blush and Glow, che ha anche l'illuminante, ma come illuminante mi porto questo, le Glow Drops Face and Body, cioè perfette proprio da portare al mare, sia per il viso che per il décolleté. Poi ho un mascara di L'Oreal, un gloss sempre di Isadora, porto poi il burro cacao di Anthos, questo è stupendo, questo burro cacao. Poi appunto ho un mascara e una cipria compatta di Smashbox. Finito! C'è tanta roba rispetto a come viaggio di solito, ma proprio perché viaggiando in macchina, devo dire, ne approfitto e mi porto un po' tutto senza stare a farmi scrupoli. Mi porto anche la videocamerina che adesso è in carica, quindi qui vedete solamente il guscio da mare. Adesso sistemo tutto quanto, poi oggi pomeriggio farò la valigia. Quindi questa è la roba che mi porto in vacanza. Tutto qui dentro, noi ci vediamo al prossimo video, spero di non aver dimenticato niente e se ho dimenticato qualcosa me la comprerò all'Isola d'Elba o me la farò prestare dalla mia amica. Noi ci vediamo presto, buona giornata a tutte, ciao!